bug incredibili. Assassin's Creed Unity, Dead Kings. Salve gamers e youtubers, benvenuti a questo nuovo episodio di Assassin's Creed Unity Dead Kings. Dunque, ragazzi, siamo rimasti qui in mezzo a questa missione che dobbiamo cercare un certo Leon, che dovrebbe essere tipo un ladrunco lo hanno detto, ma non lo so, vediamo come si evolve le cose, vediamo un po'. Potrebbe anche essere una storia molto accattivante, potrebbe. Oddio santo, non sono in conflitto, c'è uno che mi ha visto e ora mi abbandonerà evidentemente, grazie, grazie. Ovviamente guarderò tutto il database poi da solo. Da solo, se mi verrà voglia, perché vabbè, voglio imparare qualcosa. Perché Assassin's Creed Unity è storia, io voglio imparare, però non mi va di giocarci tanto, perché se un gioco fa schifo, fa schifo. Ma non è che fa, vabbè, altre storie. E parlerò sempre nella mia recensione, ragazzi. Oh, la corona! Ovviamente con una martellata simile non si spa. Eh sì, vabbè, è roba mia. È molto chiaro, è roba mia. Ehi! Che fate? Vi scannate per questa roba? Troviamo la porta e nuoteremo nell'oro! Al lavoro! E niente, aggiungerei anche. Posso muovermi? Grazie, molto gentile. Sì, posso fare qualcosa? Ok, andiamo ad andare avanti. Vabbè, facciamoli fuori direttamente, chi se via. Vai, non è tanto un problema, vai, vediamo anche di farmi in fretta, perché non so nemmeno quanto tempo ciò, perché ragazzi, ci ho avuto un paio di problemi e quindi mi manca persino il microfono. Cioè no, non il microfono, scusate, manca il timer, il microfono, sì. No, ho detto il microfono perché ho fatto una cazzata. Sta buono, così Indiana Jones. Perché che ho fatto? Ho registrato una serie. Vabbè, non vi preoccupate, non vedrete quando la farò l'osso, vedrete. L'errore più imbarazzante che un youtuber potrebbe commettere mai in vita sua. E io l'ho fatto, una cazzata, mamma mia. È brutto perché è a causa essenzialmente di un video, di un genere di video che sto cercando di fare, una roba strana che spero tanto mi possa garbare, specie perché se mi è costato una serie praticamente, quasi una serie, sarebbe veramente un peccato. Vediamo cosa succede. L'arco d'oro esce dalla loro sacra pudenda quando si svegliano che posano la terra. Poi le ombre. Io me l'aspettavo un adulto, Leon! Innaffiando l'intera Francia. Ora, persino un uomo nato nel cuore dell'inferno può salire fino alla vetta dell'Olimpo. Liberami, bastardo! Oh! Elevarti. La vedo a te, ambizione, mi somiglia. Rose, guardate dalla parte, facciamo dei progressi. Solo questo. Ma buona parte, cazzo fai? Trovami la porta che si apre con questa chiave e io ti ricompenserò con le cure di Ascendia Giovanni. Che cosa c'è dietro la porta? Questo è il nostro piccolo ladro. Io sarei piccolo, ma se sono alto Taci. Come voi. Devi imparare un po' di grazia. Rosa, accompagni tu il ragazzo all'uscita. Ma certo. Oddio, Bonaparte questa. Una coltellata che avrebbe fatto meno male a Bonaparte. No, lasciatemi andare. Ma Bonaparte che cazzo gli hai preso? No, veramente, perché? Che succede? Ezio, mi fai il favore di dirmi una sega, per piacere. Il fantasma del re. E addio all'effetto. Infatti. Vabbè, chi se ne tanto avremmo combattuto comunque a fetta speciale. Potevi. Allora, combatti, cazzo. Grazie, non ci sono più armi, non ti gentile, come sempre. Dimmi
niente e muori. Oh vabbè, perché ci deve essere la la barra della vita stile boss fight, dai. Indietro, mostro. Sei scemo? Quale mostro? Mi manda la signora Margot. La signora Margot. Vuoi solo confondermi. Quasi scemo. Ancora, mamma mia. Qualcun altro che deve rompere le scatole. Vai, va, vieni, vieni, su, forza. Uccidi il capo per scappare saccheggiatore. Ma chi se ne, anzi, io mi diverto se ce ne sono tanti. Va bene, ma se proprio devi morirci, va bene, non è un problema, eh. Non è affatto un problema. Guarda cosa fa, si fa così a ucciderti. Basta un po' di colpi. Oh, se proprio non volete attaccarmi, che vi devo dire. Dicevamo, bimbetto, dicevamo. Ancora confuso. Presto, nascondiamoci. Perché? No, ti prego, non farmi la paura, male, eh. Cerco un manoscritto. È stato rubato da una tomba sotto a Saint-Denis. Ce l'ho io. È al sicuro. Lo prenderemo dopo. D'accordo. Come andiamo, diavolo hai fatto? Non ho mai visto un guerriero migliore. Ora onestamente. Concordo. Allora. Dove hai imparato? A Parigi. Ehi. Io mi alleno dietro casa. Ma non ho nessuno che mi insegni. Quelli che lottano per la libertà stanno a Parigi, come te. Dimmi di tua madre. La signora Margot non è mia madre. Mia madre è una morisco. È dovuta tornare in Spagna. Mi ha lasciato in un orfano. No, no, cazzo. Altro difetto di questa saga. I discorsi, perché cazzo mi devo fermare per sentirli? Lascia fare i professionisti. Ecco, chiudi la bocca, Arno. L'ho rubata a due ladri ieri. L'ho nascosta qui. Sto bimbetto ha un futuro. Sì, lo so. So quello che faccio. E cioè? Salvo la Francia. E ora che sei qui, sarà molto più facile. Senti. Cosa? Prima troviamo quel manoscritto. Dobbiamo proteggerlo dai nemici della Francia. Oh, va bene. Ma dobbiamo salire in alto. Non è un problema, piccolo, non è affatto un problema. Boia, Arno ha detto una gran cosa prima. Mortaio a ghigliottina. Il mortaio a ghigliottina è un'arma potente. Si può usare nel combattimento corpo a corpo ed eventualmente ed è devastante anche a distanza. Come d'altronde anche il fucile, quindi non cambia assolutamente niente. Probabilmente mi sbaglio, ma vabbè. Sì, cacchio. Ben fatto. Ora non batti. Ma porca... Sì, vabbè, lo so, sparare col mortaio. Tieni pronto R2. Sì, vabbè, devo tappare allora l'arma. Tieni premuto L1, scusatemi. Estrai armi. Sì, tieni premere R2 per mirare. E boom! Sì, sappiamo cosa fa un mortaio, lo sappiamo benissimo cosa fa un mortaio. Il problema, ragazzi, Arno prima ha detto una grande verità. Lui ha detto, sei il miglior combattente che abbia mai visto, ora non esageriamo. E va bene così, detto così, perché è vero, non è il miglior combattente che ci sia. Cioè, il miglior combattente finora, cazzo, è probabilmente il signor Vittorio da Firenze. Ah, sì, perché mi scordo sempre di non essere un Assassin's Creed fatto dove si deve. Sì, ma neanche, però non è nemmeno che potete scappare perché ne ho ammazzato uno, Dai, mazza, mi ha fatto il sito. Va bene, vi ammazzo, non c'è di più, in forza, sono qui. Allora che attacca tutti, d'accordo. Va bene, non c'è di problemi, qui. Morirete tutti con calma e tranquilla. Arriva sempre in forza, non vi preoccupate, quello fa un twist incredibile. E te ci muori, benissimo, non so nemmeno quanto tempo mi rimane. Probabilmente quindi l'episodio finirà anche prima. Ehi, sei più bravo di quanto si dice. In giro si nessuno dice la verità. Concordo. Credi? Credi, bimbo? No, aspetta. Sì, vabbè, non me ne frega assolutamente niente. Perché cacchio. Il DLC è esattamente come il gioco. Comincia bene con degli aspetti positivi, poi però va sempre a un declino. Non ti importa dei nostri scopi. Se fossi voi non mi piegherei. Che cosa c'è? Cibo, ovviamente. Ah.
basati sulla loro abilità. Ma è sbagliato. Cioè? Siete tutti morti. Conosco gli esseri. Cosa temono? Cosa bravo? Rose e malvagio? Senz'altro. Ma io, Napoleone, posso controllarlo e usarlo per il bene della Francia. Le masse che rinunceranno volentieri alla libertà si vivranno nella speranza di arrivare in Italia. E col manufatto nel tempo, io darò loro quella speranza. Mentre noi avremo la guerra. Bisogna fermarlo, se vogliamo salvare la Francia. Non faresti che ritardare l'inevitabile. Che cosa ti prende? Così ti farai uccidere per niente, amico mio. Se tu non agirai, lo farò io. E sono l'unico che non sta... Qui. Ma sono l'unico che non sta capendo il cazzo? Ma veramente? Sì, vabbè... Oh, l'erciume dovunque. Ragazzi, io ve l'ho detto, non ho la benché mia idea di quanto tempo mi rimanga, quindi devo chiudere qui il video, perché ho paura che stia durando troppo. Quindi, noi ci vediamo alla prossima puntata, se vi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima puntata di Assassin's Creed Unity Dead Kings. Vorrei aggiungere solo una cosa. Porca troia! Fate una trama come cazzo si deve. Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, persino Revelation 3 e 3. Tutti andavano bene. Il 3 già così e così, ma fino a quel punto andavano tutti bene. Poi sputtanato tutto proprio amabilmente. Voglio le trame dei vecchi Assassin's Creed, cazzo. Gentilmente, con affetto, Thomas.